Abbiamo appena presentato i dati della Nautica in Cifre che raccontano un po' l'andamento dell'industria nautica in Italia con dati molto interessanti. Abbiamo una crescita del 31% del fatturato che supera di nuovo la quota di 6 miliardi di euro. Abbiamo un picco dell'export storico a 3,4 miliardi di euro e già questi sono due dati veramente incredibili visto anche il contesto internazionale complesso. L'elemento ancora più interessante è che anche l'occupazione, cioè gli addetti diretti, sono cresciuti del 10% nel 2021 e devo dire che il 2022, per come sta andando, come vediamo anche da questo salone, sarà un anno molto buono. Chiaramente non con una crescita così forte, ma comunque con una crescita importante dovuta anche al fatto che i grandi cantieri hanno ordini per le prossime tre stagioni e anche i cantieri della piccola nautica stanno andando veramente bene. Allora, innanzitutto il lavoro racconta una filiera estremamente dinamica che ha totalizzato un valore estremamente importante anche in termini di dinamica. Per esempio il settore della cantieristica nautica ha segnato in termini di valore aggiunto un incremento dal 2019 al 2021 pari al 27%, mentre il totale della filiera produttiva nautica è il 7-8%. Per capire l'importanza di questi numeri basta raffrontarli con l'economia nazionale. L'Italia nello stesso periodo ha perso il meno 1-3% in termini di valore aggiunto e il Made in Italy il meno 2%. Quindi un settore estremamente dinamico che in qualche modo ci racconta molto della capacità di competere, di far forza e di essere molto radicato sui territori. Emerge anche un ruolo importante della Liguria in questo territorio, primo, diciamo, regione a livello nazionale in termini di occupazione e valore aggiunto nella produzione cantieristica.